Azione. Cazzo, l'ho sempre voluto fare, adesso mi sono serializzato. Bene, meno uno. Benvenuti in un nuovo video. Io sono una giovane mente pazza e oggi faccio una richiesta di una recensione chiesta da Federica nel primo video. Questa recensione parla del famosissimo anime Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, chiamato così in Italia, ma il nome originale è Tengen Toppa Gurren Lagann. Questo fantastico anime è stato prodotto dalla Gainax. Gainax, fondata nel 1984, è un'azienda produttrice di vari tipi di anime molto conosciuti, ad esempio uno che la maggior parte di voi conoscerà è Neo Genesis Evangelion, oppure Il Mistero della Pietra Azzurra, oppure FLCL o Dive Buster. E via discorrendo così ci sono tantissimi altri anime che se vado a nominare non finiremo più. Ora parliamo dell'argomento principale, del succo appunto, dello Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann. Parto dicendo che è una serie TV uscita in Giappone il 1 aprile del 2007 e si è conclusa, sempre in Giappone, il 30 settembre dello stesso anno, quindi del 2007. In Italia invece è uscita nel settembre del 2009, precisamente il 24 settembre del 2009, mentre qui in Italia si è conclusa il 1 aprile del 2010. Praticamente ci hanno fatto pesce d'aprile. Sono 27 episodi con la durata ognuno di 24 minuti l'uno. Questo fantastico capolavoro è a regia di Hiroyuki Imaishi. La sceneggiatura è a cura di Kazuki Nakashima. La direzione artistica è a cura di Yuga Hirama. E la musica, quel ben di Dio di musica che mi ha fatto sbavare ogni volta che la sentivo, infatti ogni tanto la sento anche per conto mio, è a cura di Taku Iwasaki. Grande Taku, ti stimo. Io. Ora parliamo del manga. Il manga in Giappone ha avuto come editore la Shimedia Works, che nel 2007 ha iniziato la prima edizione e l'ha conclusa nel luglio 2013. Mentre qua in Italia l'hanno come editori abbiamo avuto la Panini Comics e il Planet Manga, che come prima edizione l'hanno fatto uscire nel 22 luglio del 2010 ed è ancora in corso, ma state tranquilli perché manca soltanto un solo volume, quindi il decimo volume, per chiudere questa fantastica serie. I testi del manga sono a cura di Kazuki Nakashima, mentre i disegni sono a cura di Kotaro Mori. Disegni comunque fatti veramente bene, a parere mio, io non sono un mangaka professionista, anzi non sono manco un mangaka, quindi non me ne tendo tantissimo, però a parere mio sono più che buone. Ora, dopo aver detto dell'anime tutto quanto, le informazioni che potevo darvi anche del manga, voglio parlarvi della trama, la cosa più importante in fondo. In fondo uno cerca una recensione appunto per vedere una trama, per scoprire. Bene, tutto ha inizio in un villaggio chiamato Jiha, J-I-H-H. Jiha è un villaggio sotterraneo perché in quel periodo, in quel futuro in cui è ambientato Gurren Lagann, ci sono guerre in tutti i poli, in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Stiamo facendo una canzoncina che non voglio dire perché non mi piace, però appunto a causa di queste guerre, per salvare delle persone, si sono costruiti dei villaggi sottoterra. Le regole di questo villaggio non è che sono tantissime, ma ce ne sono due abbastanza importanti. Uno, che esiste soltanto il loro villaggio e non esiste niente attorno a loro, quindi non possono comunicare con altri villaggi se ci sono. Due, non possono uscire dal mondo sotterraneo. Praticamente non possono vedere cosa c'è sopra, è vietato. Anche perché era più sicuro salvargli il culo. In questo villaggio incontriamo uno dei nostri protagonisti, Simon. Simon, un ragazzino, la quale mansione era scavare, era uno scavatore, in fondo aiutava le persone per avere più spazio sottoterra, insomma, era una tarpa. Cioè, una di quelle talpe che scava e salva ogni cosa. Scavando, trova una collana a forma di trivella. E quindi, diciamo, stupito di aver trovato questa cosa, se la mette in tasca e continua a scavare. Finito il suo turno di lavoro, la mostra a un altro grande protagonista, che si chiama Kamina. Kamina, favoloso Kamina, io lo adoro Kamina. Quante volte ho detto Kamina? Tante. Dicevo, Kamina è un altro protagonista, anche egli orfano come Simon, perché per la maggior parte dentro quel villaggio sono orfani. Kamina è di maggiore età
considera Simon un fratello e Simon viceversa, quindi si considerano fratelli entrambi. Considerandosi comunque così, Simon mostra la collana trovata a Kamina. Kamina chiede a Simon di entrare nella sua banda perché voi dovete sapere che Kamina ha un grande sogno, quello di poter vedere il mondo superiore alle loro teste. Kamina vuole uscire da quella vita monotona che si trova dentro lì, insomma è più o meno come noi che vuole scoprire cose nuove. Beh, chiunque di noi, trovandosi tutto sottoterra, vuole uscire per scoprire il mondo, no? Beh, per me sì. E appunto con questo desiderio chiede a Simon di entrare nella sua banda, chiamata Banda Guren. Simon accetta e quindi una notte si uniscono questa Banda Guren per cercare di fuggire. Ma vengono sorpresi dal capo villaggio. Che ti aspettavi? Secondo te era così facile qua fuori? Magari. Sorpresi dal capo villaggio, Kamina viene arrestato e messo ovviamente in carcere, mentre Simon, essendo minorenne, viene lasciato tranquillamente a svolgere le sue mansioni. Simon continua a scavare e trova una faccia di un mecha. Sorpreso e ovviamente molto confuso da questa grande scoperta, scava più veloce che può per raggiungere la cella di Kamina. Raggiungendo la cella di Kamina, fa evadere Kamina per portarlo a vedere appunto la faccia del mecha. Però nel frattempo di tutto ciò c'è stato comunque un attacco all'interno del villaggio da parte di un altro grande mecha, ma veramente era mastodonico, però era fatto bene. Però mi stava sul cazzo. Vabbè. Insieme al Mecha è arrivato, anzi, è arrivata, precisiamo, un'altra protagonista, Yoko. Yoko che comunque voleva distruggere questo Mecha. Ah, preciso, Yoko era di un altro villaggio, non era del villaggio di Gia, come ho letto in certe cose. No, Yoko faceva parte di un altro villaggio, anche perché se era dello stesso villaggio di Simon e Kamina la conoscevano, invece era sconosciuta a loro, quindi mi dispiace per voi, ma non era del villaggio di Gia. Yoko comunque non ce la faceva a distruggerlo da solo questo mecha, quindi cosa fa? Crea un trio insieme a Simon e Kamina. Uno dice: ma come ha fatto a formare un trio con loro se non hanno niente? Bene, Simon scopre che la trivella che ha trovato lui è la chiave per attivare questo mecha. E qui incomincia la figata assurda. Il mecha è una faccia con braccia e gambe, cioè è un viso enorme con braccia e gambe che fa così. Però è figo, cioè a me è piaciuto parecchio, mi sono divertito molto e insomma è da vedere perché comunque vi divertirete molto, almeno io mi sono divertito. Ha trovato, cioè insomma sconfiggono questo mecha gigante e volano fuori dal mondo sotterraneo, quindi volando dal mondo sotterraneo scoprono finalmente la più grande avventura, la loro grande avventura chiamata Vita, quindi scoprono questa avventura, deserti vastissimi, insomma un mondo tutto nuovo, un mondo che loro non si sarebbero mai aspettato e quindi incomincia la loro avventura. Concludo qui la trama perché giustamente non posso svelarvi altro, perché se no vi rovino tutto e quindi non voglio avere colpe, insomma nada de nada, finisce qui la trama. Vi dico che le cose che mi sono piaciute di più a me è il fatto che in questo anime mostrano molta, moltissima unione in amicizia, c'è molta fedeltà tra le persone, quindi tra tutti loro c'è una forte intesa, quindi sono veramente colpito da questo anime, mi è piaciuto davvero tanto, sono veramente, veramente contento di averlo visto, ringrazio chi me l'ha suggerito, non mi ricordo manco chi diamine me l'aveva suggerito. E la cosa che non mi è piaciuta è il semplice fatto che forse in alcuni momenti il disegno poteva essere migliore, però in fondo chi sono io per dirlo? Non sono di certo un mangaka, quindi a me andava bene così. È stato un anime stupendo, trama stupenda, diciamo anche morale, una morale molto profonda e molto bella, quindi vi invito a vederlo. E spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete tanti pollici in su. Dovete sentirvi tipo gli imperatori. Pollice in su per darmi l'ok. Se vi è piaciuto, come ho detto, mettete il pollice in su. Commentate se volete qualsiasi tipo di recensione, che sia di un videogioco online, videogioco normale, insomma, qualsiasi cosa volete che io recensisca, perché vi piace come recensisco, scrivetelo nel commento sotto. Io ovviamente li leggerò, quindi state tranquilli, vi risponderò se è qualcosa. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se vi piace come recensisco. E dato che domani è la vigilia di Capodanno,
auguro a tutti quanti voi buone feste e mi raccomando, non bevete troppo perché sennò non ci capite un cazzo. Quindi buon anno a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!